Alcune domande? Chi inizia? Ciao mister. Buongiorno. Senti, il mercato ovviamente è l'ultimo giorno, sono voci che si rincorrono, la neve al tutto cuoio, che dirà che sembra prossimo al Lecco. Insomma, guarda, io ti dico la verità, io sono concentrato sulla partita del F, perché queste sono chiacchiere che purtroppo possono distrarre. Io non posso permettere distrazioni, perché per me domenica è una partita fondamentale. Io mi fido del direttore che sa quello che deve fare e quindi sono in buone mani. Poi il resto io devo pensare solo alla domenica. Tra l'altro sono movimenti comunque che non mi interessano, quella che è la squadra titolare che ha giocato maggiormente da quel punto di vista lì. Ti dico, il direttore sa quello che deve fare, è a Milano, quindi mi fido ciecamente. Io non mi sono interessato di questo mercato perché io penso solo ai ragazzi che ho e a fare, a preparare al meglio possibile questa partita, perché queste sono, alla fine sono notizie che possono in un modo o nell'altro distrarre. Io non, come te l'ho detto prima, non me lo posso permettere. A proposito di notizie che possono distrarre, che settimana, al di là della vittoria che è tornata, è stata la vittoria più larga della stagione, il fatto che voci di mercato, voci della società, il tuo lavoro com'è stato anche da questo punto di vista? Se hai dovuto isolare lo spogliatoio, se hai dovuto parlare con i giocatori? Ti dico, per quanto riguarda le voci societarie, sono cose che a noi non ci devono interessare, perché sono cose extra, no? A oggi siamo tesserati da Arezzo Calcio, quindi noi da buon professionisti dobbiamo cercare di allenarci e fare il massimo per l'Arezzo Calcio, anche perché la società fino ad oggi non ci ha mai fatto mancare nulla, quindi non possiamo dire una cosa contraria, quindi noi dobbiamo solo pensare al campo, il resto non ci deve interessare. Una cosa te la volevo chiedere, ieri anche a fine partita ieri ho visto che hai provato il centrocampo a tre, poi non so se è un albero di Natale, un tridente, l'hai provato, no, per esigenze? L'ho provato perché ho visto che nel campo di Gorgonzola non è un gran campo dove si può giocare, si vanno più sulle seconde palle, quindi ho cercato di rinfortire un po' più il centrocampo, tutto per questo, però vediamo oggi e domani e poi decideremo. Ecco, a proposito, Belloni ieri ha fatto l'allenamento differenziato rispetto al solito. Belloni ha avuto la febbre, viene da una settimana in cui ha avuto una piccola bronchite, ieri è stato il primo giorno che si è allenato, però ha ancora dei sintomi, quindi vedremo in questi due giorni. È presumibile, insomma, che chiaramente vediamo come sta il ragazzo, sicuramente lo porto, poi vediamo, perché sai, quando sei sotto antibiotico da una settimana, io ho bisogno di gente che sia bene al 100%. E la BLF? La BLF è una squadra che, sì, una squadra che gioca un calcio pratico, abbiamo visto anche qui, una squadra che vada a chiudersi e ripartire. Noi dobbiamo prepararci a una partita di sofferenza, una partita sulle seconde palle, e dobbiamo essere sicuramente più cattivi e più vogliosi di fare il risultato. In una partita che dà pochi spazi, spigolosa, ecco, l'Anzi a sgolarsi, ma una partita molto concreta. Stai costruendo anche un centrocampo, sì, più come il letto. Sicuramente, sì, perché ho visto anche il campo, non ti permette tanto di giocare palle, quindi anche la loro qualità è quella di essere molto, una squadra molto aggressiva, molto fisica, e quindi sto cercando di rimpolpare un po' il centrocampo. Senti, c'è sempre il solito problema, il solito refrain che facciamo prima di una trasferta, fosse chi fosse. Per leggere grandi numeri, prima o poi, come ha scritto qualcuno, per leggere grandi numeri deve succedere. Speriamo che iniziamo già da domenica. Tanto visto, vi faccio un passo indietro di una settimana. La squadra ha recepito il suo messaggio, l'Arezzo davanti a tutti. A tutti, sì, a tutti. Ma quello deve essere un diktat. Noi non dobbiamo pensare a noi stessi, ma dobbiamo pensare alla maglia che indossiamo, dobbiamo pensare alla Arezzo e basta, perché noi siamo qui per questo. Quindi, a prescindere da Tizio, Caio e Sempronio, c'è sempre una maglia da lavorare. Gennaio è ormai agli sgoccioli, no? Sì. Il mercato è chiuso, chi parte tranquillo. Questo, cioè, mancano qualche ora e non so, sai, nel calcio italiano purtroppo può succedere di tutto in un minuto, quindi
vedremo. Vediamo, intanto io allenerò i ragazzi che ho e domani tireremo le somme. Ha cambiato, pensi di cambiare modalità? Vediamo, sto valutando qualcosina, perché appunto secondo l'avversario, il campo che troveremo, sto cercando di valutare un qualcosa di diverso, però non è detto. E quindi nel mettere in risalto le qualità dei singoli, quali potrebbero essere i ballottaggi per l'11 che va in campo? Ma innanzitutto vediamo domani quanti ne saremo. Se va via qualcuno, se rimane, io sono qui, sto allenando questi ragazzi, una bozza di idea ce l'ho, però vediamo, dai, anche perché c'è, sono alcuni più precitanti, vediamo chi ho veramente domani. La difesa, Daniele, pensi di confermare i quattro che sono partiti domenica oppure in mente mai? La difesa sta facendo bene, domenica ha fatto una buona gara. Vediamo, penso di riconfermare, vediamo domani, però penso di riconfermare la linea difensiva. Senti, è un po' strana questa cosa che la Lazio non ha mai vinto fuori, perché tutto sommato ha fatto anche delle belle partite. Una squadra che oltre metà classifica, che è l'unica nel girone che non ha evidentemente, evidentemente manca qualcosa. Evidentemente manca qualcosa, dovuto anche a un pizzico di gioventù, un pizzico di mancanza di personalità, un pizzico di furbizia in determinati momenti delle partite, no? Che ti permette quella perdita di tempo, quella perdita di situazione che ti porta poi a raggiungere l'obiettivo pieno. Basta ricordare la trasferta di Siena, partita vinta, e basta un piccolo episodio dell'ultimo secondo, cioè non deve succedere, ci stiamo lavorando, speriamo che appunto venga prima possibile questa vittoria fuori casa. C'è un mese che è, non dico fondamentale, ma sono molto importante, no? Che sta per cominciare, quello di febbraio, che sono ben 5 partite. Io ho detto che ogni singola partita è fondamentale, è normale che noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita, con l'obiettivo anche di far crescere i nostri ragazzi, perché basti pensare che noi stiamo facendo crescere ragazzi, vedi Caso, vedi Pissardo che ha detto anche di voi, domenica è stato anche il presidente stesso, è stato uno dei migliori e grazie alla tua parata forse che la partita è emersa in una maniera diversa e sta crescendo, e questo è grazie anche al lavoro del mister francese che sta cercando in tutti i modi di far crescere questo ragazzo che diventerà è un patrimonio dell'Arezzo Calcio come tutti i ragazzi, quindi l'obiettivo nostro è oltre a fare un buon campionato, classifica importante, anche valorizzare questi giovani che possono dare un futuro all'Arezzo. Non dimentichiamo anche la parata di Lecco. No, infatti Pisto è cresciuto tantissimo, ti ho detto, Francesco sta facendo un grandissimo lavoro e l'ha portato a quello che chiedo io dai portieri. A me i portieri piacciono, i portieri che giocano, che fanno superiorità numerica, e oggi Pissardo è un giocatore che fa superiorità in fase di possesso, partecipa sempre al gioco, non ha paura, non la butta mai. È cresciuto e questo è un bene per l'Arezzo, perché è un patrimonio da conservare. Dietro abbiamo Daga, che è un 2000, che è altrettanto bravo, quindi è importante, cioè un buon patrimonio da custodire bene. Una domanda al microfono spento, tanto è finita, ci aspetti un ricordo.